Prossimo ospite allora, direttore centrale marketing e comunicazione di Chebanca, Luca Prina. Allora. Ero tentato di farti un giochino lancio di palla. Sono forte a calcio. Sei forte veramente? Sì. Ero. Senti Luca, partiamo con un video che introduce un po' alcuni argomenti e poi analizziamo alcuni argomenti insieme. Grazie Sergio. Ci sono persone che ci hanno insegnato che i limiti sono fatti per essere superati, che hanno sempre creduto nell'innovazione, non come fine, ma come mezzo, per consentire a tutti di realizzare se stessi e i loro progetti. Chebanca nasce nel 2008 con un modello innovativo, multicanale, e l'ambizione di essere una banca moderna al servizio delle opportunità. Una componente digital in continua evoluzione che ci rende limitless. E una componente umana posta sempre al centro del nostro modello che ci rende timeless. Ecco il patto di affinità che abbiamo fatto con tutte le persone che come noi sono smart e credono che anche la banca possa evolvere continuamente. Per questo abbiamo unito Human e Digital, valorizzando la tecnologia come abilitatore strategico di innovazione. Oltre i limiti, oltre il solito. Chebanca, the Human Digital Bank. Allora Luca, un tema secondo me interessante è questo. Il settore bancario ha tutta questa ondata fintech di cui ormai si parla in continuazione. Ogni due minuti esce una startup tecnologica, ogni due minuti ho visto Facebook che ha avuto l'autorizzazione dall'Irlanda, non so poi esattamente per fare che cosa. Però è un mondo in grande, diciamo, subbuglio perché c'è un cambiamento in atto. Quindi volevo capire con te, che lo vivi dall'interno, questo tema dell'innovazione per te, dove lo collochi? Ma soprattutto direi che l'innovazione è innovazione di relazione. Come diceva David Shing, a cui invidio il vestito, qualcuno gli invidiava i capelli, io gli invidio l'abito, però è soprattutto innovazione di relazione nel mondo bancario dove il prodotto non c'è. Il confine fra prodotto e servizio è molto labile. È importante la relazione percepita e noi abbiamo cercato di lavorare in questo senso, no? Cercando di metterci, e qualcuno lo diceva prima, dalla parte dei bisogni del cliente finale. Questo è importante, innovare in termini di relazione. Ma e tu, dal punto di vista bancario, uno parte dice gli sportelli bancari, no? La classica filiera tradizionale. Poi c'è stata un'evoluzione. Dove vai a costruire questa relazione, prevalentemente, se c'è un prevalentemente? Ma vale un po' quello che abbiamo appena detto, no? È importante soprattutto matchare molto bene i touch point. Noi nel 2008 siamo stati i primi ad aprire dei punti vendita che volutamente non chiamiamo sportelli, tecnicamente lo sono, ma sono dei punti vendita aperti dalle 9.30 alle 19.30, sabato mattina incluso. Importante andare incontro ai servizi che vengono richiesti dai clienti, dove chiedono consulenza. È importante che ci sia un punto d'accoglienza adatto alle loro esigenze. Quando non ce n'è bisogno, basta un'app, basta un sito internet, basta un numero telefonico. Quanto conta, mia curiosità, il mondo mobile in questo momento per quello che sono le vostre Conta tantissimo. Per le operazioni bancarie di base, saldo, consultazione, bonifici, ricariche telefoniche, siamo ormai oltre il 50%. Oltre il 50%. Sì. Ascoltami Luca, tu hai una slide molto interessante che volevo che ci facessi vedere, che ci spiegassi, e la definisci una nuova era geologica in pieno corso. Sì, che cosa intendi? Già così, è un po' per sostanziare quello che è stato detto anche stamattina, no? David ha parlato di human needs. Effettivamente se vediamo qui di prodotto c'è poco, c'è tantissima relazione. Google è la più grande media company senza contenuti. Ne cito qualcuno, Uber, la più grande società di trasporti senza mezzi, Airbnb, il più grande operatore alberghiero senza alberghi. Quindi vedete che stiamo parlando già nei fatti di un'innovazione darwiniana. È veramente un'epoca di grande cambiamento che stiamo già vivendo tutti, no? Molto spesso si parla del futuro. Il futuro, certo, è oggi. Oggi stiamo vivendo una grandissima
rivoluzione, e quello che conta sono appunto le idee e la capacità di metterle in atto. E come si ricolloca una banca in un mondo appunto dove hai degli operatori che magari fanno la banca ma non hanno sportelli, non hanno niente? Beh, vale un po' sempre il discorso di prima. La tecnologia è come abilitatore per la capacità di mettere a terra le idee. Non c'è mai limite alla creatività. Leonardo da Vinci diceva che la creatività è ostinato rigore e immaginazione efficace. Ostinato rigore vuol dire sacrificio, vuol dire metterci del proprio, e immaginazione efficace adatta allo scopo. Chiaro. Per chi fa banca vuol dire mettere in condizioni il cliente di interagire col mondo dell'e-commerce e non solo, in maniera sempre più facile, sempre più friendly, con un livello di confidenza altissimo. C'è una frase che mi piace molto ultimamente, mi sembra l'abbiamo detta a Davos l'anno scorso, dove in sostanza si dice che non è il pesce più grande che mangia il pesce più piccolo, ma è il pesce più veloce che vince sul pesce più lento. Tu hai un'altra citazione di Ma di sì, perché è molto utile avere delle citazioni molto concrete. Giusto per... E credo che questo valga sempre, non è mai la specie più forte che sopravvive e nemmeno la più intelligente, è quella che si adatta meglio. E questo è proprio il tempo migliore per metterci in condizioni di adattarci meglio e di cogliere le nuove sfide che il digitale ci sta portando. Un tema importante, penso, per moltissime aziende in sala è quello cosiddetto della digital transformation, sì. Trasformazione digitale. Che tipo di consiglio ti sentiresti di dare ai professionisti che sono qui oggi per riuscire effettivamente a fare questo passaggio che magari per alcune aziende che sono digital dall'inizio è facile, ma aziende che sono o in settori complicati o che hanno magari un background analogico, chiaramente non è semplice. Qual è il tipo di consiglio, le indicazioni che avete vissuto? Ma io farei un passo indietro. Ricitando David, che ha fatto vedere le 4P, sì. Dice oggi le 4P sono un pochino meno importanti. In realtà le 4P rimangono sempre la base del fare impresa. Bisogna avere le idee molto lucide sul prodotto e sul posizionamento che gli si vuole dare e applicare la tecnologia per abilitare la bontà del proprio modello di business. Se è possibile farlo in banca, dove il prodotto non c'è, figuriamoci quando c'è il prodotto, dove c'è anche la fisicità. Quindi ci vuole, come dire, grande lucidità mentale, grande capacità di fare business e sfruttare il grande abilitatore tecnologico che oggi abbiamo la fortuna di vivere in questa grande era. La tecnologia comunque, personalmente ritengo che non può essere utilizzata a fine a se stessa. La tecnologia è veramente un grande enabler delle idee che ci sono dietro. Un'ultima domanda, poi ti lascio scappare. Ma domani noi abbiamo una giornata dove vediamo moltissimi trend di realtà virtuale, di mobilità, abbiamo tantissimi argomenti. Di tutte le tecnologie che stanno uscendo, ce n'è una per te più interessante, sulla quale voi state puntando? Non so, magari dite, tra 10 anni siamo solo in realtà virtuale, i nostri clienti dialogheranno solo così, oppure, non lo so, c'è qualcosa in particolare? Ma è sempre l'equilibrato connubio fra tocco umano e digitale. Noi abbiamo appena lanciato un servizio, Yellow Advice, non sono qui per parlare di quello, ma giusto per mettere in pratica, per far vedere come abbiamo messo in pratica queste cose. L'intelligenza artificiale unita al buon senso umano consente di calibrare nuovi prodotti, nuovi servizi che rendono democratico un processo che prima era dedicato a pochi. Faccio un esempio? E mettere insieme i bot, che non sono strumenti di investimento ma sono i robot, con la capacità umana di far consulenza, nel nostro caso nel mondo finanziario. È possibile oggi poter iniziare ad investire con pochissimi euro e avere un livello di consulenza che prima si poteva avere solo nel private banking. Quindi con poche decine di migliaia di euro si può veramente accedere a un livello di servizio outstanding, cose che prima senza la tecnologia era impossibile da raggiungere. Molto bene Luca, io ti ringrazio, siamo stati chirurgici nell'indicare un po' i trend. Siamo nei tempi? Siamo assolutamente nei tempi, in realtà quello è stato per i fatti suoi. Luca Prina, grazie mille Luca Prina. Ciao a tutti, grazie. Grazie Luca. Ciao.